In attesa della battaglia finale per strappare Mosul all'ISIL, gli abitanti dei villaggi ormai liberati che sorgono nei pressi della città nel nord dell'Iraq fuggono. La situazione nella zona resta estremamente pericolosa con gli estremisti di matrice islamica che danno fuoco ai pozzi di petrolio e ai compound di sostanze chimiche. La stavamo morendo, non avevamo cibo. Guardatela, vi sembrano le condizioni di un bambino. Mio marito mi ha detto di andare dai miei genitori e che poi ci raggiungerà più tardi. Là ci sono ancora molte famiglie e stanno morendo. Quando l'ISIL se n'è andato, le persone hanno iniziato a lasciare la zona. Le vie di fuga sono due, verso la regione curda nel nord del paese o verso Erbil nel sud-est. In entrambe le zone gli sfollati vengono ospitati in alcune strutture allestite appositamente da organizzazioni non governative. Secondo l'ONU, l'attuale situazione a Mosul riguarda tra 1.200.000 e 1.500.000 di persone. Come UNICEF stimiamo che almeno il 50% di queste persone siano bambini. Nei campi la situazione è drammatica, con acqua e cibo razionati, il timore è che le condizioni umanitarie possano ulteriormente peggiorare, dato che secondo il comando iracheno per riconquistare Mosul potrebbero volerci addirittura mesi.